Buon Halloween! Sì ragazzi, ci siamo davvero vestiti come vi avevamo promesso. Abbiamo anche pensato un modo carino di poter festeggiare Halloween insieme a voi, dato che non ci possiamo vedere realmente purtroppo. E quindi giocheremo un episodio di Pokémon Go in giro per la città vestiti a tema, esattamente così. Sarà la cosa più brutta di tutta la mia vita, no, ne sono certo. Più imbarazzante poco ma sicuro, però siamo bellissimi dai, siamo davvero no. Bellissimi. Tu specialmente, ma lo sai che su Instagram hanno pensato tutti che ti fossi vestito da mucca? Ma dai, ma è un giullare, guardate. Vi faccio anche le canzoni. In effetti sembrano le campanelline che hanno le mucche. Comunque, visto che non ci darebbe nessuno qualche caramella se andessimo a fare dolcetto scherzetto, ci prendiamo le caramelle di Pokémon, giusto, ho capito? Per accontentarci un po'. Ovviamente questo sarà un video speciale Halloween, quindi non penseremo troppo a catturare i Pokémon, e più diciamo una scusa per fare qualcosa mentre siamo in giro, e penseremo semplicemente a festeggiare questa festa meravigliosa. E oltretutto, che noi amiamo, ci siamo anche comprati le caramelle da sole e le faremo vedere durante il video. Eccoci qua in giro, super vestiti, bellissimi. Andiamo. Con i dolcetti, perché questi sono i dolcetti, dopo ve li facciamo esatto, vedere. Esatto, appena troviamo un posto dove sederci, dove non c'è troppa gente che ci guarda male, impossibile. Impossibile. Al massimo a sì, casa. Sì, siamo gli unici vestiti, perché ho detto dai, magari usciamo, troviamo qualcun altro un pochettino vestito, invece io non ci speravo nemmeno. Niente. Dopo vi faccio pure una canzone con questi, ballando e cantando. No. E l'obiettivo di oggi ovviamente Gengar. Al livello di Pokémon Go è trovare Gengar. Assolutamente perché, sì. Cioè ci manca, è l'unico che ci manca ed è talmente raro che se non lo troviamo questa volta secondo me ce lo bruciamo per sempre. Assolutamente sì. Quindi dobbiamo assolutamente sì, trovarlo oggi. Se no che ci guarda e ride tutto il tempo. È molto meglio. Vale. Spero di sì. Sì, se poi parlando stiamo attirando ancora un po' di più l'attenzione. Ma tanto che campanellini. Dici se magari c'era una possibilità di essere notati così non c'è. Esatto, esatto, okay. Esatto. Mi sono ricordato pure di una cosa. Abbiamo un ovetto a 4.8. Magari Halloween ci porta bene e troviamo qualcosa di carino dentro. È da 5 km, quindi non è che dovrebbe esserci nulla di troppo raro, però c'è qualche speranza. Allora, nelle vicinanze, come sempre, Drowsy, e niente Gengar, niente Hunter, niente Gastly. Ho notato che in questa zona proprio non ci compaiono. Non è così fuori luogo. Forse se fai così lo è. Allora, un altro cubone preso. Oggi facciamo la collezione di cubone, ma è una cosa che troviamo sempre tutto l'anno noi, quindi non ci serve molto. Ecco che si apre l'uovo. Così, all'improvviso era 4.8 è diventata 5. Capito? Di solito rimane a 4.9 6 mesi. No, vabbè. Almeno è a tema, almeno non è a tema. Che fortuna che sia a tema, dai. Cioè, da quando inizia Halloween è peggio di Zubat, secondo sì, me. Sì, assolutamente, però che ti devi per fare? Farti capire, ne possiamo già evolvere un altro. Che l'altra volta eravamo lì che pensavamo ce la facciamo evolvere, ne possiamo già evolvere un secondo e non ce ne facciamo proprio nulla. Invece, ti volevo far vedere, che questo non te l'ho ancora fatto vedere, okay. Ho messo Vulpix come compagno per camminare. Figa. Perché ogni 750 metri ci dà una caramella. Ok. E visto che ce ne mancano tipo 6, cerchiamo di approfittarne, visto che abbiamo appunto questo bonus, per cercare di arrivare ad evolverlo, che sì, è senza dubbio uno dei più belli e poi comunque è molto raro. Quindi almeno ci prendiamo un altro Pokémon bello utile. L'avrei voluto fare anche con i Pokémon Starter, però dovevamo camminare poco in questo periodo. Certo. E quindi non avremmo fatto in tempo. Questo Nidoran lo vorrei prendere attraverso. Abbiamo queste cose da farvi vedere, la bustina magica che abbiamo, vi facciamo tanti dolcetti, perché abbiamo pensato, ok, che non li possiamo mangiare tutti assieme, ma almeno compriamo qualcosa e cerchiamo di condividerla con voi virtualmente. Visto quindi che nessuno ci dà dolcetti, perché sono anche per noi voi. Dovremmo che ti camminare per strada, la gente ci dovrebbe tirare addosso da quanto siamo belli. No, i dolcetti. Ah, i dolcetti. Sì, allora, faccio fruttivendolo, magari c'è la possibilità che ci tirino i pomodori, no? Vabbè, meglio di niente. Meglio di niente, sono buoni i pomodori. In questo periodo ci si deve accontentare un po' di tutto. Stavo anche per cadere. Comunque prima, davanti a noi ho visto due bambini con i cestinetti di Halloween in giro a fare dolcetto scherzetto. Ma erano vestiti? No, però... Li avremmo presi con noi, andavamo in giro, capito? Così almeno sembravamo un po' meno scemi. Sembra che così stai portando in giro i tuoi fratellini. I nipotini. Capito? Era già più normale. Me l'avresti detto, le avremmo chiesto al volo, ci fate compagnia. Magari gli diamo qualche dolcetto nostro. Beh, esatto, brava. Vedi? Felice, vedi che sei furba. C'è un Pokestop attivo
all'inizio di della via per Piazza San Cosimo. Andiamo? Sì, velocissimi. Poi soprattutto vestiti così faremo sicuramente amicizia, guarda. Facciamo scappare chi c'è e rimane tutto per noi il Pokestop. Infatti, cosa si fanno qua? Chissà se anche il Pokestop attivo influisce con i Pokémon di Halloween. Lo scopriremo. Perché magari in questo modo riusciamo a trovarci il nostro bellissimo Gengar, che l'ho visto da tutti, hanno fatto tutti i video. Tutti anche nei commenti ci hanno scritto: l'ho trovato 2, 3, 5 volte. Sì, assurdo. Noi assurdo. Nemmeno l'ombra di un hunter, per dire, no, capito? No, davvero, davvero, proprio 0 di 0 noi. Cioè, cosa che c'è nelle vicinanze? Bello. Così, a casaccio. Sarebbe bello poterlo prendere. Terza sì. Evoluzione selvatica così non l'abbiamo mai vista, cioè. Infatti. È come se trovassi macchine. È come se trovassi Charizard o Blastoise. Cioè, è una roba incredibile. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Qua c'è pure una palestra nostra, che quindi non ci possiamo fare molto, perché esatto. È già nostra. Che livello è? Perché ormai ho notato che siccome gioca meno gente, le palestre sono tutte altissime. Esatto. E quindi ormai è diventato impossibile fare qualcosa con le palestre. Cioè, guarda, non anche è questa, vero, livello 9. Vero, sì. Che mi sa che, se ricordo bene, il massimo della palestra è 10. E quindi questa cosa è un po' bruttina. Allora, c'è un cubone, ragazzi, che ignoro perché ne ho già preso 4. Ne avete visto forse 2, ma ne abbiamo preso già 4. Quindi li ignoriamo e andiamo dritti sul Pokestop, che ormai è vicinissimo. Guarda questo cubone. Oggi che non ne prendevo più, però 600 di potenza. 600 va preso. Non credo di averlo mai visto. Infatti uso un Ultra Ball, che tanto ne abbiamo tantissime perché non stiamo mai giocando. Io ho le corna che non stanno ferme, lo sai. Ah, lascia perdere. Io ho il filo della cuffietta che mi tira. Queste cose che fanno rumore tutto il tempo mi fanno impazzire. E poi pure questi cosi che cadono tutto il sì, tempo. Sì, non sono fatte bene queste corna di malefica. Che però ci vuoi fare? Se si mettono male abbiate pazienza, non le vedo, non mi posso vedere in diretta. Quindi abbiamo trovato un uovo. Abbiamo trovato un uovo, bello, aspetta. Quanto? Appunto, voglio vedere quello. 10, 10, 1 da 2, vai, lo mettiamo. Sì, dai, forse riusciamo a chiuderlo oggi stesso, dai. Potrebbe essere. Abbiamo trovato un posto abbastanza esatto, sono le scalinate di una chiesa. Credo, dove sì, sederci credo. Per, appunto, farvi vedere le crede della busta. Allora, vai, ne mostriamo una testa. Sì, vai. Ok, allora. Prima tu. Io voglio mostrare questa. Perché okay. Mi piace tantissimo. Allora, praticamente tieni questo. Ok. Tieni così, esatto. È una bustina proprio classica di per facciamola vedere bene. Appunto, le caramelle di Halloween. E dentro abbiamo una streghetta che tiene la zucca di Halloween. Che bellina, questa ce la conserviamo. Poi è fantastica. Che è troppo bellina. E poi una caramella. Che cos'è la caramella? Allora, aspetta, fragola. Fragola, allora, buona, grazie. A me non piace, sì, la fragola. Mia, buona. Non buona, ci crederete buona, mai, buona. Ma non mi piace. Allora, poi. Adesso tocca a me, io voglio far vedere queste. Allora, aspetta, hai fatto un casino. Cosa ho combinato? Ok, credo, ok. Stavi okay. Per interrompere la registrazione. Voglio vedere questo. Questi sono. Ah, che poi c'è una matita, l'avevi vista? Una matita con i disegnini di Halloween, ci sono gatti, zucche, eccetera. E poi queste qua sono 4 gomme. No, ma allora è un pacco, scusami. Perché? Io pensavo fossero dolcetti, questi l'ho presa per questo. Pensavo fossero. Sono gomme per cancellare. Era ovvio, guarda. Io pensavo, come l'ho visto in negozio, che fosse una stecca con le caramelle. Ma c'è una caramellina qua, vedete, questa è una caramellina all'arancia. Poi ci sono le 4 gomine, che sono 4 cosettine diverse di pipistrello. E la matita. Queste le ho prese perché ovviamente il signor maialino travestito da Esatto, era totalmente uguale. Vai, tocca a te. Questo è finalmente un cioccolatino. Questo sì. Avrei preferito se fosse stato qualcosa di gommoso. Invece credo sia cioccolato bianco e cioccolato al latte dietro, sì. Ed è un fantasmino molto carino. Questo che secondo me c'è talmente tanto caldo che si sta già squagliando. Allora, io adesso voglio. No, la cosa più bella lasciamola per ultima. Ok, allora poi abbiamo preso cioccolatini sfusi. Li facciamo vedere. Tieni un attimo, ciao Ketan. Sì, certo. Così faccio vedere. Questi va bene, abbiamo preso un paio. Uno l'ho regalato attenzione. A mia nipotina, sinceramente. Gastly è comparso nelle vicinanze. Ah, ma sono tutte diverse le facce. Guarda. Ecco, adesso vedo provare no, tutte. No, due, le prime due. Vai. Che ho trovato diverse. Questi sono cioccolatini, ovviamente al latte, con le zucchette. Che mangeremo molto volentieri. Con le zucche, mi sa che ce ne mangiamo uno, lo vuoi un cioccolatino? Io la cingomma. Perché la cingomma? Comunque non lo so. Le zucchette, guardate che belline. Io uno me lo mangio, ti dico la verità. Ok, allora sono buonissimi. Buonissimo, te lo devi mangiare, buonissimo. Sono un po' squagliati perché c'è un caldo incredibile, però è buonissimo. Sembra che ci siano 30 gradi, non so se sia così, ma c'è davvero un caldo bestiale. Qui i consolini stanno aspettando la cosa più bella da vedere mentre tu ti mangi. Guardate. Allora, ributtiamo qua. Questa è la cosa più bellina che abbiamo trovato da comprare. Ed è praticamente, vedete, questa qua credo sia una strega, però con la zucca in faccia. Questa è un'altra zucca. E la cosa più bella è che. Allora, tieni un attimo il telefono senza cliccare nulla, che prima hai cliccato le cose. Ma non si vede. Aspetta, facciamo così.
Comunque questa lampadina si illumina. No, lo sai che si illumina anche qua dentro, vedi? Ma è fantastico! Si illumina sia la strega che la zucca. Poi magari facciamo una ripresa quando siamo a casa al buio. Al buio, sì, e ve la facciamo vedere. Vedere su Instagram meglio. Comunque, sì, diciamo che più che dolcetti, che tanto siamo pieni a casa, abbiamo deciso di prendere cose carine che possiamo anche tenere per abbellirci la stanza, no? Esatto, perché ci piace proprio l'ambientazione delle cose Halloween, quindi certo, ce le teniamo volentieri tutto l'anno. Esatto, è bellino. Comunque bellino. Seguiteci su Instagram perché i costumi li avevamo fatti vedere qualche giorno prima di fare questo video e avevamo mostrato anche questa bustina senza far vedere cosa c'era dentro, ma avevamo buttato appunto spoiler. Che c'era. E adesso appunto vi mostreremo meglio questa cosettina che è troppo bellina perché fa delle luci fantastiche, e quindi seguiteci lì perché appunto vi riusciamo a mostrare un altro po' di cose carine. Vi abbiamo fatto vedere questo nella storia, quindi solo per 24 ore. Ok, i biscottini di Halloween. Ah, è vero. Avevamo la zucca e il teschio che sono stati buonissimi. Quelli poi non ci sono più. Però, li abbiamo già mangiati. Però voglio proprio dire che chi li ha visti, vi dico anche che erano davvero buonissimi. Ci siamo sbranati. Fai la recensione del biscotto. Giustamente. Ho capito. E alla fine, niente, Gengarnik questa volta. Credo che si sentirà un sacco di rimpompo perché siamo dentro la casa, dentro casa nostra. Però pazienza, comunque ci siamo resi 50 minuti a camminare in giro vestiti così. Poi c'è anche un caldo incredibile. Io non so perché c'è tutto sto caldo tutti oggi. Tutti sudati, cioè è assurdo, cioè caldissimo, non è possibile. Comunque, sì, visto che noi abbiamo trovato Jenga, abbiamo avuto la gioia di poter condividere con voi questa cattura, okay, abbiamo deciso di farvi vedere a che punto sono i lavori dello studio, della piccola camera che ci stiamo adibendo a studio. Ok. Non stiamo molto avanti, quindi non vi aspettate cose fighe, però almeno vi faccio però, vedere. Però teoricamente per domenica dovremo fare tutto, nel senso che dobbiamo adesso, ci dovrebbero arrivare i pannelli. Allora, no ragazzi, cioè, ci sarà un eco ancora di più, non c'è praticamente nulla se non questi armadi che, come vedete, abbiamo iniziato a smontare. C'è il gatto entrando dalla finestra nel e dall'altra parte. Vieni Pepe a guardarlo. Pepe, cosa stai facendo? Vuoi partecipare a un video, Pepe? Ha paura di Step perché i campanellini, quindi come lo vede, si sente un po' ciao di scemo agio. Si sente poverino un po' di disagio. Comunque, stavo dicendo, ovviamente sì, dobbiamo ancora spostare gli armadi questi, andando nella stanza dove siamo ora, perché li tenevamo qua ovviamente per mancanza di spazio, perché quella stanza è davvero piccola. E quindi niente, dobbiamo ancora fare tutto, portare le scrivanie qua. Comunque questa sarà la stanza che utilizzeremo solo per noi. Abbiamo giusto il lampadario, che figo, questo lo farei vedere. Esatto. E poi guardate, questi sono i cuscini e anche un orologio che andranno ad arredare la stanza. Questi sono fantastici, davvero mi piacciono un sacco. Troppo troppo belli, anche questi li avevamo fatti vedere esatto in anteprima su Instagram. Io ho scelto quello coi cuori e Steph questo che ride. Cioè, sono bellissimi ragazzi, sono davvero fantastici. Speriamo di riuscire a fare un bel arredamento. E oltretutto stiamo anche aspettando i pannelli Phonaster Blink, esatto, che quella è una figata. Dovrebbero arrivare giovedì, li vogliamo montare non in tutta la stanza ma in certe parti. Saranno anche un po' di arredamento perché abbiamo presi 10 neri e 10 blu. Quindi praticamente giovedì o venerdì montiamo quelli. Dopodiché tra sabato e domenica spostiamo questi due armadi che avete appena visto nella nostra stanza e spostiamo le due scrivanie in questa stanza. Quindi a quel punto praticamente abbiamo fatto. Magari non sarà completamente arredata, però fammi passare. Da lunedì dovreste vedere i video in questa stanza. Sono molto felice perché questa stanza, come vedete, è molto ben illuminata a differenza della nostra. E lo volevo fare tutto il tempo mentre eravamo fuori. Non potevi strada. Ti dico, è molto più illuminata, quindi è davvero bella. Non vediamo l'ora di metterci qua. È poi è più silenziosa, è più piccola. E quando per registrare una stanza piccola fa comodo perché l'audio risulta migliore. E quindi sarà molto davvero, figo. Davvero davvero bello. Non vediamo l'ora. Comunque per questo video ragazzi ci fermiamo così. Speriamo che abbiate apprezzato il fatto che siamo andati in giro vestiti in questo modo a festeggiare Halloween. È stato divertente. Esatto. Ti dico la verità, è stato molto divertente. Iniziate a prepararvi per Natale perché sta già arrivando. E lì proprio comunque, finisce comunque tutto. Voglio dire anche una cosa. Siccome oggi è Halloween e sicuramente molti di voi andranno a festeggiare, okay, taggateci nelle foto. Fatevi una foto su Instagram, taggateci, mi piace, che sono curiosissima di vedere i vostri costumi. Sai perché? Perché quando abbiamo messo i nostri, okay, molti consulini sono detto: io mi devo vestire da questo, io da questo, e quindi da li vuoi vedere tutti. Erano tutti fighissimi, quindi sì, taggateci su Instagram perché voglio vedere i vostri costumi. Per oggi è tutto, ci vediamo domani ragazzi. Ciao ciao, ciao.